assolutamente sì, noi siamo impegnati nella revisione del piano regolatore, però RFI Sistemi Urbani ci sta dando una mano per discutere le loro aree e farle giocare nel disegno più generale della città, della trasformazione della città. Teniamo conto che le aree di RFI a Torino sono più di 500.000 metri quadri, più di 500.000 metri quadri, quindi vuol dire una risorsa importante sia per RFI, che probabilmente giustamente vuole valorizzarle, ma anche per la città, per farne luoghi di servizi, luoghi di snodo, di connettività, di verde, di residenze e di varie attività che saranno legate a una riqualificazione dei luoghi che adesso sono in abbandono. Allora, oggi facciamo 3 giorni di lavoro che confluiranno molto presto, nelle prossime settimane, nella revisione del piano regolatore che stiamo presentando agli organi sovraordinati. Poi naturalmente la trasformazione reale dei luoghi è un po' più lunga perché necessita qualche anno tra presentazione dei progetti e cantieri, però insomma nel giro dei prossimi anni noi vedremo la trasformazione a Torino molto importante. Io direi che nell'arco del mio mandato, quindi ancora circa 2 anni, io credo che i cittadini inizieranno a vedere delle trasformazioni significative.